Nuova puntata di Race Off, benvenuti a tutti gli appassionati del trotto e del cavallo, nonché appassionati anche degli asini, perché del resto noi di quadrupedi ce ne intendiamo e come asini almeno due li sentite ogni volta che accendete il vostro smartphone, il vostro computer, qualsiasi cosa, che insomma per ascoltare Race Off qualcosa usate, non l'ascoltate tramite piccioni, a meno che non abbiate dei contatti diretti in via eterea con il nostro Big Mo, che saluto. Ciao Moreno! Ah, ah. Che imbecille, che imbecille. Però ti ho riconosciuto, hai visto che ti ho riconosciuto? Sì. Ci salutiamo. Oh, era un bel po' che non ci sentivamo, è un po' che non ci sentivamo, è vero. Però direi che oggi cominciamo con una puntata veramente esplosiva, perché Oggi abbiamo un grande ospite, un grandissimo ospite. Lo diciamo tutte le volte, noi tutte le volte lo diciamo ed è vero, esatto, lo diciamo perché è vero. Noi abbiamo avuto solo grandi ospiti, personaggi, ma veramente grandi personaggi del trotto. Ecco. Ma oggi poi è anche una cosa, un personaggio attuale, perché quest'anno ha fatto parlare tantissimo di lui come allevatore, come proprietario, come tutto, quindi io direi di lasciare da parte tutto quanto e partire subito con l'ospite. Tu cosa dici? Bob? Sì, assolutamente, mi hai presentato molto bene, effettivamente ho avuto grandi soddisfazioni quest'anno, perché in effetti la sorpresa è che l'ospite sono io. Pensavate. Avevo capito male, vediamo poi più avanti. E invece no. Invece no, il nostro Big Mo, nonostante il bigio che continua a non portarmi, è assolutamente sul pezzo. Noi siamo contentissimi oggi di avere ospite a Race Off, alla 111esima puntata di Race Off, più o meno credo, comunque sono veramente tante. Abbiamo niente po' di meno che il signor Somma, a cui diamo un grande applauso. Benvenuto a Race Off, benvenuto, grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Io, grazie a voi per l'invito. Io sono veramente contento di poterla avere qua, anzi ci possiamo dare del tu, lo chiedo umilmente da Somaro, sì, come sì, prima mi sono definito. Anche, ok, grazie. Quindi abbiamo qua il, posso dire il signor Bivans? Posso chiamare così o diventa in qualche modo limitativo? Sì, no, assolutamente, in tanti mi chiamano Mr. Beavis. Mr. Beavis, infatti, ecco. Perché ecco. Diciamo che la storia di Antonio Somma nasce un po' parallelamente alla storia della Beavis. Ho già detto una stupidaggine o è così? No, è nata prima la Beavis, poi ci fu il progetto Beavis nel lontano 2006, è tutto parallelo, diciamo. Ecco, come nasce? Somma all'interno del mondo del trotto e del cavallo. Diciamo, partiamo proprio dall'ABC, dalla nascita, dai primi gemiti. Ma no, io avevo una passione per i cavalli da corsa da quando avevo 3-4 anni, perché mio padre mi portava a vedere il Lotti di Legnano. Sì. Poi man mano crescendo questa passione è aumentata. Poi ho avuto, io sono di Castellammare di Stabia, che era la città natale di Cesare Savarese, grande driver e allenatore del trotto, quindi quando eravamo ragazzini, 20 anni, 18 anni, seguivamo le sue gesta. Poi da cosa nasce cosa, poi quando ho avuto la possibilità ho iniziato a comprare qualche cavallo insieme al mio carissimo amico di Castellammare, che abbiamo anche questi cavalli in società, e poi da cosa nasce cosa. E se possiamo chiedere se la memoria da forza, qual è il nome di questo primo? È che il primo cavallo è la cosa che andiamo a cercare in tutti i nostri ospiti. Chi era questo primo cavallo? Il primo cavallo che ho comprato si chiamava Classic Winner. Classic Winner, diciamo che è un nome, un programma, mi viene da dire, visto dopo come sono andate le cose. Classic Winner, perché di qualche classica l'avete effettivamente portata a casa. Giusto qualcuno, appunto. ma la tradizione di Somma è di una famiglia che era già nel mondo dei cavalli, delle corse, o nasce solo da appassionato che poi entra come primattore di questo mondo? No, sono stato il primo della famiglia a entrare, diciamo, a gamba tesa nel mondo del trotto. Mio padre aveva solo una passione amatoriale, basta. Nessun gentleman, nessun niente, proprio. No. E quindi voglio dire, un merito doppio, Moreno? Sì, certo.
venendo da famiglia è tutto più semplice, invece partire come primo della famiglia, della dinastia, è sicuramente un merito. Un ulteriore merito, perché è un merito per tutti entrare nel mondo dei cavalli, però così è un ulteriore merito, diciamo. Allora, Moreno, lei devi sapere, mi viene ancora da dare da lei, che è il nostro super esperto di genealogia, e quindi dopo ci arriviamo, perché sei poi diventato, diciamo, parte importante dell'allevamento italiano, e quindi dopo ti lascerò alle cure del nostro Big Mono, che è Moreno. Con piacere. Io invece ti volevo fare qualche domanda invece sulla carriera Classic Winner. Siamo partiti da lì, e tu non ti sei mai buttato alla guida, quindi raccontaci esattamente cosa fai, tutto quello che fai nel mondo del trotto, perdona. Ma adesso, negli anni passati? Sempre, da Classic Winner in poi, qual è stato il tuo percorso? Sì, quando ho avuto Classic Winner, poi man mano altri cavalli. Sì. All'epoca avevo intenzione, volevo fare il gentleman, problemi di tempo, di lavoro, non mi hanno mai consentito di fare questo. Qualche volta ho attaccato qualche cavallo in pista, ma parliamo di 20 anni fa. Sì. Oggi se salgo su un sulky, secondo me poi ci vuole un'ambulanza per riprendermi. Quindi, messo come me, allora. Quindi poi come me. Mi sono sempre appassionato a genealogia, ho sempre cercato di comprare cavalli di qualità, a volte ci sono riuscito, a volte non ci sono riuscito, e adesso attualmente seguo molto le genealogie, perché poi abbiamo parecchi stallumi, seguo molte le linee femminili, cerchiamo di fare qualche acquisto in America come fattrici per allargare le nostre linee genealogiche, però chiaramente quei cavalli, tutti qualsiasi discorso, si proietta i risultati in 4-5 anni. Certo. E quindi c'è sempre in attività. Ma quest'anno da poco si conclude la stagione di Monza e la nascita dei puliti nuovi, già inizia a pensare l'anno prossimo gli accoppiamenti che deve fare, man mano crescono i puliti, tra poco inizieranno a debuttare per i 2 anni, quindi c'è sempre qualcosa da fare, qualcosa su cui dedicarsi, su cui cercare di ragionare. Sì, infatti a questi livelli non è certamente più un hobby, è sicuramente anche un divertimento, ma è un lavoro che richiede anche un'organizzazione importante. Infatti Bivans, che tra l'altro è stata una... Io apro una parentesi, quando sono entrato nel mondo del trotto, diciamo, da proprietario nel 2007, diciamo più o meno, io mi ricordo che t'avevo contattato perché ero interessato a un cavallo che si chiamava Matteo di Jesolo, perché mio figlio si chiama Matteo, e quindi si parte dal nome. Il nome è la parte importante del cavallo, non è che stiamo a raccontarci chissà che per chi inizia, no? E quindi mi ero interessato appunto di questa scuderia importante Bivans, perché davate anche delle quote dei cavalli per cercare di coinvolgere più persone possibili. Ci racconti un po' di quel momento lì storico, di qual era l'effettivo progetto e di come è andato? No, noi per 2 anni abbiamo fatto il progetto Bivans, cioè che compravamo 14-16 cavalli, li andavamo a distribuire in lotti, e in questi lotti ci davano delle quote. Cavalli per lotti erano, non mi ricordo. Sì, erano 4-5 cavalli per lotti, giusto sui modelli, sul modello americano e il modello scandinavo, che sì, fanno sempre dei consorzi per coinvolgere più persone, per far entrare parecchi neofiti nell'ambiente. All'epoca c'è stato un po' di seguito, però in Italia non siamo pronti per fare questo. Poi l'idea era quella là, l'ho continuata in maniera un attimino diversa, per parecchi cavalli, dai più buoni ai più brocchi, diciamo, c'ho per ogni cavallo 3-4 soci, per cui in piccolo è continuato. Ma l'anno scorso abbiamo consorziato un cavallo e contro ogni aspettativa è stato successo, perché abbiamo trovato 44 soci che hanno acquistato la quota di un pulito che nacque l'anno scorso, un figlio di Fisi Time, e la mamma è una figlia di Ilaria Getto, qui genealogia da vendere. Mamma, Ma sul modello, che queste cose qua le stanno facendo già in Francia, in Svezia, c'è cose simpatiche. Chi ha la passione vuole essere, diciamo, in piccola parte protagonista, senza avere degli impegni economici abbastanza elevati. Certo. Ecco, però in quei 2 anni là che in cui io sono, cioè, mi ero interessato, diciamo, quel progetto lì di qualche cavallo da fare, dei team da cui partecipare, non è andato a buon fine, perché non c'è ancora quella cultura della condivisione del cavallo, quello. Se non magari sì, tra gruppi. Assolutamente,
in Italia non abbiamo quella mentalità, obiettivamente, anche se io ripeto, su parecchi cavalli ho parecchi soci, certo. Con cui andiamo abbastanza d'accordo sulla gestione e quant'altro, però sai, chi proprietario del cavallo in Italia vuole essere protagonista, vuole decidere tutto, vuole fare tutto, ed è anche giusto che sia così. Allora, molto poi dipende anche dal rapporto che c'è con i soci. Certo, ma infatti quello, se ci si seleziona prima magari può funzionare, persone sconosciute, perché sono d'accordo con te che dopo no, ma perché non corre lì, perché non lo guida quello, perché il programma è quello, dopo diventa difficile. No, ma penso che l'importante è fare degli accordi a monte fatti bene, cioè io oramai utilizziamo il metodo che il cavallo per i colori della scuderia che corre, questo oggetto va al management del cavallo. Certo. Per cui se un cavallo corre per i miei colori io ho il management, se corre per i colori di altri io non entro proprio nel merito, perché è giusto che sia così. Certo. I colori della Bivans, il giallo più tutto quello che c'era raffigurato, ci vuoi raccontare da dove nasce? Ma in verità all'inizio, 20 anni fa, quel giallo era color oro, poi col tempo è diventato giallo. Okay. No, era oro verde moda, all'epoca, vabbè, ma io ho anticipato i tempi, esatto, il mio andava di moda già prima. E quindi No, è per il resto, no? C'è quella sigla che sta dietro, BA, significa Vinci Antonio. Ok, e quindi voglio dire, tutto molto semplice, è nato tutto con una grande passione, ma in grande semplicità. Poi la cosa si è ingrandita perché le cose, forse perché hai scelto comunque una linea di qualità, alla fine ti hanno poi ripagato, sicuramente con qualche insuccesso, ma diciamo che l'evidenza ci fa notare che in questi 20 anni tante cose positive sono successe. Il primo successo, e scusami mi ripeto, no? La prima vittoria su cui hai incominciato a costruire poi il percorso più importante, te la ricordi? Ce n'è una in particolare? No, assolutamente, la prima vittoria è stata con Ilaria Getti, che vinse il Gran Criterium a Milano, all'epoca con record europeo 1:13:06, ed è stata la mia prima corsa di gruppo che ha vinto la Bivans. Ilaria Getti è stata, te lo ricordavi Moreno? Io me la ricordavo. L'avevi giocata? Praticamente allora volava. Praticamente il progetto Bivans, quello grosso, quello è cominciato tutto con Ilaria Jet, perché è grande cavallo, sì. Tirato l'Europa, e poi è stata una fattrice molto importante. Cioè, direi che è una delle. Ma sì, ha dato già due stalloni, Tony Joe e Victor Joe. Tra le altre cose, ti posso dire una cosa: io sono innamorato di Victor Joe come stallone. Se avessi una fattrice, Victor Joe tutta la vita. Comunque, vabbè, a parte quello. E poi ha dato anche femmine che continuano a dare, quindi sicuramente una pietra miliare dell'allevamento italiano per il futuro, per il presente e per il futuro. Sono sicuro. A parte assolutamente, cioè, è stata paragonata da Modica a Nover ad altri grandi fattrici, perché poi è difficile che grandi cavalli in corsa diventano anche grandi fattrici, come è successo nella gente. Un sacco di cavalle fortissime, da Money Maker a Pise Corpi, in razza, certo, non hanno fatto niente. Invece con questo ho avuto la fortuna che anche in razza ha dato sia maschi che femmine. Non è stata poi particolarmente sfruttata in corse lei, non è stata come la Monica. No, è stata sfruttata. Ilaria ha vinto 1.000.000, ha corso, sì, in tutta Europa, ha cambiato 5-6 allenatori, ha dato. Però non è che corresse tutti i giorni, era una cavalla che quando c'è un cavallo che arriva a questi livelli qua non può correre tutti i giorni, anche perché la programmazione quella là è limitata, poi è una gestione sempre in base alla tipologia del cavallo, perché i cavalli sono tutti uno diverso dall'altro, non sono macchine. Sì, ma di fatto. E quando è che ha smesso di correre l'Aria Jet? L'Aria Jet doveva partecipare all'America del 2011, poi si infortunò una ventina di giorni prima dell'America e è finita la carriera. Ah, quindi ha finito per un infortunio che però non ha pregiudicato comunque tutto il resto della sua importantissima carriera come fattrice. No, poi sfortunatamente l'anno scorso è morta, però ha lasciato, io ho parecchio sangue di Ilaria, perché ho i due figli che sono di stallone, ho tre fattrici di Ilaria, certo, nipoti, quindi. Certo, quanti figli avrà prodotto Ilaria Jet? Ilaria ha prodotto, allora, Tony, Victor, Namazing, Unica,
5 figli, insomma, comunque vuol dire, di questi mi sembra di aver capito che la maggior parte, diciamo, decisamente significativi, come dici tu, ho tanto sì, sì, ma i due maschi sono Stallone, Tony Joe, certo, ha vinto oltre 1 milione di euro, Victor Joe, certo, si è piazzato in America, si è piazzato all'Ambretonian, poi si è forzato e quindi è andato in razza. Le due femmine, due delle tre femmine ce l'ho io, certo, un'altra sta venduta in Svezia, ci ha dato dei figli, certo. Tony Joe adesso è dalle parti di Bologna, se non mi sbaglio. Sì, sta facendo la cosa sul mare. Esattamente, da Mari, sì, so perché l'ho visto, è ancora un bellissimo cavallo, ancora bello tonico e bello. No, e quest'anno sono nati i primi figli, io ho 4-5 figli. Sì, sì, assolutamente. No, bel cavallo. Ascolta, tornando un attimo indietro, la carriera, diciamo, in pista. Quindi l'aria jet fa incominciare a sognare a certi livelli, poi così cronologicamente chi arriva dopo l'aria jet? Logicamente arriva Mindy Wise a Este, che vinto, cioè la Jet vince 6 gruppi 1, poi arriva Mindy Wise a Este che vince, fa una bella carriera giovanile e poi vince il Marangoni come gruppo 1. Poi c'è Max OK, che si è più ripiazzato in corso di gruppo, e questi qua sono stati i cavalli poi nel frattempo c'era qualche francese per Mind, sì. Wise S, perché è stato un cavallo secondo me che ha è una femmina sì, che ha cambiato però molto le cose, perché veramente ha avuto un impatto a livello giovanile devastante e secondo me si è creato una nuova linea di tendenza anche con Mind Wise S, e mi ricordo che a livello anche di fattrice è sempre stata molto richiesta anche successivamente. Vabbè, niente, per te è una cavalla molto molto molto, molto americana, era fortissima sulla breve distanza. Poi fu ritirata in razza anche abbastanza giovane, a 6 anni. Poi un'altra sorella di Mindy Wise, che si chiama Swan Wise S, che ce l'ho ancora io come mamma, sì, è già dato anche questo qua un vincitore di gruppo, che sarebbe Denver Joe, la sì, stessa linea che pure vinse il Mangelli Filli, ed è una cavalla molto potente. Mi sembra veramente di capire che sei appassionatissimo di genealogie. Sì, poi col tempo, cioè, come si dice a Napoli, di necessità virtù. È chiaro, una volta che stai in questo mondo ti devi seguire, devi fare delle scelte, devi fare delle cose, fai delle cosiddette cazzate, poi dalle cazzate vengono fuori delle cose importanti, tipo come è nato Dragon Joe. Certo, come è nato Dragon Joe? Racconta, come nasce Dragon Joe? Perché? No, ma Dragon Joe nasce in un anno in cui, sai, le cose andavano male con i cavalli. Tenevo 6-7 fattici, avevo comprato Ruti Cristo come cavallo, come Stallone, e quell'anno a tutte le mie fattici gli ho dato Ruti Cristo, e tutti quanti mi hanno definito un pazzo, e da questo poi è nato e uscito Dragon Joe. Ecco, era un'eccezione, non era previsto quell'accoppiamento lì, non era previsto, è nato da un anno che era un po' particolare, quindi. Sì, assolutamente, perché quell'anno dicevano non voglio spendere soldi di Stallone, no? Sai, vengono dei momenti in cui ci siamo di sconforto, per cui quell'anno avevo lo Stallone mio, le fattici erano mie, gli ho dato tutti Cristo a tutte le fattici, avevo 7 fattici e ho dato tutte quante. E poi alla fine solo Dragon Joe, però, diciamo, di quella buttata lì è arrivato a produrre, cioè solo Dragon Joe è arrivato a un certo livello, o no? No, c'è stata pure una figlia di Mindy Wise che in Svezia ha fatto, cioè non a livello di Dragon Joe, ma ha fatto qualche cosa. La figlia poi di Ilaria ce l'ho come fattrice, che ha dato dei figli, sono belli. Vabbè, ma già uno su 7 che ti nasconde. No, ma per carità, ma mi capitasse a me, ma per carità, ma quando mai? Ci mancherebbe altro. No, però ecco, io credo invece che serva lo studio, ma quello che credo io non interessa a nessuno, però ogni tanto anche la botta di l'improvvisazione nel momento di mi invento una cosa può anche aprire nuovi scenari. Moreno, tu cosa ne pensi? Certamente, anche perché detta come va detto, adesso i cavalli hanno tutti genealogia. E lo stallone è una cosa che non si può prevedere, è un soggetto a sé. Quanti stalloni sono diventati grandi stalloni pur non essendo dei primissima serie? Ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi. Quindi la genealogia è alla base di tutto. Noi in Italia di genealogia non dobbiamo importarne da nessuno, anzi
ne stiamo esportando perché hanno bisogno della nostra genealogia gli altri, secondo me. E quindi Ruti Creep, vincitore di gruppo, buon cavallo a livello giovanile, in razza molto giovane, perché tra le altre cose corso anche poco è andato in razza giovane, di conseguenza ci sta che venga fuori Dragon Joe, ci sta con 7 prodotti, sicuramente se i prodotti erano 50-60 sarebbe venuto fuori anche qualcos'altro, non solamente Dragon Joe, ecco. Io la penso così. Poi chiaramente ma l'importante poi come in tutte le cose ogni tanto bisogna uscire fuori dagli schemi, ecco quello sì, perché io oggi anche che faccio allevamento c'ho gli stalloni, quando a volte parli con altri allevatori dipende dal discorso che loro devono fare, se devono prendere un cavallo che poi devono commercializzare, quindi hanno bisogno di un stallone che è di moda, si credono nella genealogia, non si interessano del fatto commerciale e un po' di cose. Poi il bello e il brutto di tutte le cose è che ognuno pensa con la sua testa, quindi ognuno fa dei ragionamenti, giusto cioè di che siano, che poi li porta avanti. Ma secondo te il lato commerciale, cioè la moda, quanto sposta nelle scelte per un allevamento importante? Cioè è più importante seguire le mode o è più importante comunque anticipare i tempi? Sono due cose giuste. La moda è fondamentale perché per esempio negli anni scorsi i figli di Cash già sapevano che facevano un prezzo di mercato come Maschilil o altri stalloni alla moda. Se vi applichiamo uno stallone debuttante è tutto un punto interrogativo, però magari la moda è fondamentale, però fenomeno, se tu anticipi, io cerco sempre di fare quella qui, cioè non uso stallone degli altri perché ho un sacco di stallone, ma per qualche caso particolare, qualche mondo che devo comprare, anticipo, prendo stallone al debutto se già hanno qualche grande genealogia. Certo. E la scommessa... quest'anno abbiamo preso l'anno scorso una fattrice americana gravida di Chris Hughes che ha partorito in maschio, sì. E mo è già gravida di chimpanzé, ma la portiamo in Italia a ottobre, quindi sono due novità per l'Italia, ma dobbiamo vedere che cosa ne esce chiaramente. Certo. Al momento comunque la scommessa vinta più importante è quella di Ruti Creep. Sì, che poi non si è confermato tanto come stallone, poi l'Italia come tutti i paesi è particolare, quindi è uno stallone quasi dimenticato, non è che lavori molto. Sì. Al momento qual è lo stallone che ti viene più richiesto? Non faccio fatica, la risposta è quasi banale, lo so, però ripeto, parliamo anche a chi ci ascolta per la prima volta. No, beh, quello l'ha più richiesto quest'anno il nostro è stato Victor Zhou, perché chiaramente è una fascia di mercato che ha la portata di tutti. No, no, ma però c'è stata una bella differenza di prezzo, quindi FaceTime sta fatto lista piena in Europa, sia in Francia, in Scandinavia, e quando c'è la fascia di mercato molto alta, quindi molto molto selezionata, quello là che Victor Zhou che è la portata di tutti quest'anno. Penso che ha coperto più di 120 fattici, ma vedremo quanti cavalli nasceranno. Certo, e poi adesso è partito Tony Joe, come ci stavi dicendo. No, Tony Joe questo è il terzo anno che muta, già sono nati i primi anni. Capito male, okay. No, il secondo. Sono nati i primi prodotti quest'anno, stanno... No, anche lui ha lavorato bene per fare un'altra di cavalli coperti, i cavalli nati. Ok. E abbiamo parlato di FaceTime Bourbon e tu capisci che adesso di Vivid Wise S e FaceTime Bourbon è un po' ti dobbiamo chiedere, no? E dobbiamo partire da FaceTime Bourbon, credo che Moreno sia d'accordo con me. E l'infortunio ha agghiacciato un po' tutti perché è un cavallo su cui si sognava di vedere fare chissà cosa. E non ti chiedo quanto è grande il rammarico, perché ripeto è una domanda talmente stupida che evito di fartela, ma in quel momento lì, quando vi è arrivato quell'infortunio così tra capo e collo, che frustrazione vi è caduta addosso? Vabbè, ci ho messo quasi una settimana per riprendere, perché poi le modalità che è successo, però chi sta nei cavalli, queste cose possono succedere, non ci dimentichiamo che i cavalli sono degli atleti, quindi quando gli atleti, certo, in tutte le categorie finiscono la carriera per infortunio e quant'altro, è sempre brutto quando succede, ma è una cosa che ci può stare.
No, anche perché, niente. Sì, anche perché scusami, io immagino quanto fosse seguito, curato, come poi tutti i cavalli, perché c'è anche una forma d'affetto, però a livello proprio di attenzione, quindi gli infortuni purtroppo non sono prevedibili e non si possono anticipare, quindi succede a tutti. Purtroppo è capitato a uno dei cavalli che faceva sognare più di tutti. Secondo te, che cosa avrebbe potuto ancora regalare all'Ippica FaceTime? Ah, guarda, non lo so, sicuramente era favorito all'ultima Merit, probabilmente l'avrebbe vinto. Poi quest'anno era in programma di andare in Svezia per l'Elite e altre cose, però è oramai inutile piangere sull'altro. Sì, però il cavallo era ancora integro, se non è perché l'infortunio era ancora al top per regalare. E adesso c'è Vivid Wise. Assolutamente. Vivid Wise che comunque, sì, voglio dire, vi sta dando non poche soddisfazioni, al di là di tutto. Ma Vivid, io da quando ho debuttato anni l'ho definito un fenomeno. Lui fino alla metà dei tre anni era il leader in dissociazione, poi con la crescita da metà dei tre anni fino alla fine dei quattro anni ha avuto dei problemi di crescita fisica, perché poi c'è stato un momento in cui l'avete dovuto fermare perché c'erano dei problemi. No, ha cambiato di allenatore, non si trovava il bando della matassa, poi dopo di chi cocciatore è stato bravissimo insieme alla sua equipe, al professor Sergio Ursi, a capire quali erano i problemi, viene curato regolarmente e oggi diciamo che più passa il tempo il cavallo c'è, più migliora, più dal top del top. Certo. Allora, e mi ha dato già anche soddisfazione come stallone, perché alla prima annata un suo figlio ha vinto il derby, quindi ecco appunto, no, infatti volevo dire già come stallone, però lui è ancora in pista, già come stallone vi sta dando non poche soddisfazioni. Sì, ma anche questa fu una scommessa, perché ho messo a farlo solo 3 anni, c'è mai successo in Italia che un callone, sì, nel momento che l'avete dovuto fermare, sì. No, precedentemente. Ah, addirittura prima, sì, sì. Prima l'avevate già messo, sì, come stallone, sì. Non mi ricordavo, sì. No, ma lui mentre faceva lo stallone ha vinto il Gran Premio Giovanardi, ha vinto il Gran Premio Nazionale, quindi. Ah, no, non mi ricordavo che alla era prima già, che era già operativo come stallone, questo non mi ricordavo. Sì. Aveva monte limitate, perché i cavalli a 3 anni hanno monte limitate, stallone è pieno a 4 anni, da 4 anni in avanti. Non lo sapevo, vedi, sto imparando un mucchio di cose, sì. Ma del resto il fatto che quello esperto sei tu, quello più asino sono io, quindi i ruoli vengono ampiamente rispettati anche in questa puntata. Sì. Ascolta, esco un attimo dai tuoi cavalli, ti volevo chiedere un parere su Etonnant. Visto che l'avete affrontato in pista, Etonnant è un cavallo che è esploso, un po' forse inaspettatamente, ma è esploso tanto. Tu cosa ne pensi di questo cavallo? No, ma Etonnant attualmente, diciamo, il cavallo francese più migliore come anziano che ci sta. Noi qualche volta abbiamo perso, qualche volta l'abbiamo battuto, ma domenica ci sarà un'altra volta una sfida. Sì. E vedremo che succede. Però, ma tu te l'aspettavi quel finale all'Elitlop? Perché onestamente io ero con esperti di cavallo, insomma, l'abbiamo guardato assieme e tutti. Ma diciamo, è stato agevolato, dalla rottura. Perché quando ha rotto, quello ha spezzato il fiato, quindi è stato agevolato. Se non rompeva, difficilmente avrebbe vinto, almeno a detta anche di altri guidatori e quant'altro. Ah, addirittura, quindi dici che il fatto che è riuscito a rompere, però ha fatto veramente un finale clamoroso. Allora il cavallo è fortissimo, però poi c'è stato Abrivaldi che ha anticipato un po' troppo i tempi con Vivid e gliel'ha messo su un piatto, e insieme di cose, però Etonnant che è un fortissimo cavallo, non si discute. Però in quell'occasione, poi ogni corso è una storia, in quell'occasione lui è stato agevolato dalla rottura, senza nulla togliere al cavallo, se ben chiaro. Certo, assolutamente. Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Quella rottura gli ha dato la ripresa di fiato che gli ha fatto fare i 400 finali e tutto. Secondo me il cavallo era stato qualificato. Sì, sono completamente d'accordo, guarda. Proprio l'ho detto anch'io, cioè quella rottura non ha influito nella corsa, no, ha influito tanto, perché il cavallo durante la rottura riprende fiato, si rilassa. No, ma io ho letto alcuni commenti chiaramente di persone che forse non hanno la giusta esperienza, che hanno sopravvalutato la rottura, cioè un fenomeno che ha vinto dopo rottura, invece è esattamente il contrario, perché senza la rottura non avrebbe vinto, esatto, la rottura l'hai usato, sono d'accordo, sono completamente d'accordo con te, guarda, proprio
sempre la cosa che ho detto io, cavalli che rompono sono da squalificare perché sono corsi al top. Se, se vedi l'ultima Engen quando Vivid ha battuto Etonà, che Etonà stava in testa e Vivid stava da fuori, e Etonà sull'ultima curva rompe, fa 4-5 passi di galoppo poi fa ancora secondo. Etonà non rompe, perde anche il secondo posto. In quell'occasione, perché anche in quell'occasione lui rompendo ha rotto il fiato e poi è potuto ripartire. È vero. Giustissimo. Ma sono completamente d'accordo. A questo punto io siete d'accordo voi due, io non ho più motivo di andare oltre, e quindi tu sei tu il bravo conduttore. No, ma io vi ascolto e rimango ammirato dalle vostre. No, onestamente, questa è una lettura che mi mancava, che la rottura gli avesse dato la rottura, cioè la possibilità di riprendere un attimo fiato e partire, mi mancava, ma ripeto, le mie competenze arrivano fino a un certo punto, ovviamente. È molto interessante. E dov'è che vi ritroverete con Vivid Wise e Tonnant? Qual è la prossima sfida? Domenica c'è il gruppo 1 a Parigi, a Manseni, René e Baller. Ok. Baller, sì. E sì. Prospettive quali sono, Antonio? Vivid correrà domenica a Parigi, poi sempre parliamo sempre di cavalli, quindi sta sempre il condizionale. Sì, assolutamente. Dovrebbe andare il 31 luglio a Monza, in Belgio. Sì. Fine agosto a Kennesommer e poi lotteria. Ok, quindi lotteria è già lì nel mirino. E passando invece alle giovani leve, e poi qui rilascio la parola a Moreno, io butto lì Donald Joe, che è figlio appunto di Victor Joe, vi fa sognare? Punto di domanda. Ma guarda, questo è un cavallo che l'aveva Gennaro Casito, che l'ha domato, l'ha messo in pista, e quando dopo la qualifica lui di questo cavallo era entusiasta. Poi come capita anche ai migliori, Gennaro quasi un anno non ci ha capito granché, il cavallo l'ho spostato, l'ho portato a Domenico Minopoli a Garigliano, ci ha lavorato 40 giorni e l'altro giorno è rientrato in maniera abbastanza facile, a partire nel 59, ma flessione di spalle, tutto spallellino. È un cavallo morfologicamente bellissimo e mi dice Simeone che è un grande motore. Però oggi è presto per parlare di sognare, anche perché la stagione di 3 anni ai vertici per lui non è possibile farlo per i parametri, quindi certo. È un cavallo con cui ci lavoriamo per il futuro. E l'altro cavallo, perché parlo delle ultime prestazioni che mi ha impressionato, questo l'ho visto proprio personalmente, Doudes con Marcos Morgon a Torino, figlio di Vivid, ad esempio. È figlio di Vivid, ho fatto un collegamento perché era legato a Vivid Wise. Ha fatto una prestazione veramente molto 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 importante. No, ma ripeto, Vivid come Victor Joe danno tutti gli ottimi cavalli, poi tra l'ottimo cavallo e il campione ci passano insieme di situazioni. Certo. Però chiunque, anche dei figli di FaceTime che già sta facendo le qualifiche sia in Italia che in Francia, tutti gli allenatori ne sono soddisfatti, però chiaramente poi io la pista dirà la verità, è chiaro che quando i lavori i cavalli, poi è Moreno di questo esperto, quando i cavalli iniziano a lavorare forte escono pure sia i difetti che i pregi. I problemi, sì. Escono pure i problemi. È normale, gli atleti sono così tutti, finché si va piano sono tutti belli, tutti, quando si va forte... problemino qua, problemino là, quindi sì, sono d'altra parte non si possono avere 2000 campioni all'anno, ce n'è uno. No, assolutamente, come si dice. E volevo dire una cosa, in Francia ho visto che avete già qualcosa, non dico per rimpiazzare FaceTime, però mi sembra che stia venendo su bene. Ma lei si riferisce di Adepomo? Esatto. Ah, allora, per me questo c'ha la stessa genealogia di FaceTime, perché la terza mamma è la stessa terza mamma di FaceTime, tutte e due sono di Cash. Sì. Questo cavallo ha avuto un intervento a ginocchio a 2 anni, quindi ha debuttato in sostanza 3 anni, ma già lo definiscono il terzo della generazione francese. Abbiamo il vantaggio che gli altri già hanno corso molto, ma è un cavallo in cui ci crediamo tantissimo. Sarà certamente un cavallo che quest'inverno
farà le classiche, poi vedremo i risultati. Sì, ho visto in costante crescendo, l'ultima volta mi è piaciuto parecchio, ma parecchio. No, abbiamo vinto facilissimo, no, abbiamo vinto facilmente. Sì, quindi il prospetto ce l'abbiamo, dai, per, eh? Cosa dici? Incrociando le dita ci sta. Incrociando le dita, sì. E abbiamo tutte le mani appoggiate quasi di metallo, stai Antonio, siamo con te. Sì, assolutamente. Ascolta Antonio, ti volevo chiedere invece a livello di mercato, allora il mercato italiano purtroppo è quello che è, con tutte le problematiche che non stiamo a ripetere, eccetera. In questo momento tu punteresti di più, o punti di più alla Francia, al mercato della Scandinavia, e poi tra l'altro l'altra domanda che ti butto lì, si parla di somma con interessi sul galoppo, mi rispondi a questi quesiti buttati un po' qua e là in maniera, rispondi da dove vuoi tu, come vuoi tu. No, allora, se la differenza, il mercato scandinavo lo conosco, visto, per cui non mi addentro proprio. Il mercato francese è un mercato che è vivo in tutti i livelli, c'è la salvaguardia di tutte le figure che fanno parte dell'Istria. L'Italia è inutile crescerà ancora, che... dici, rimarrà stabile in Francia, come lo vedi il futuro della Francia, dell'Ippica? Ma tutti quanti andranno in crescita, perché l'hai rapportato al volume di gioco, il volume di gioco aumenta, quindi okay. Dovrebbe andare anche in modello. Poi il mercato è vivo a tutti i livelli, fra Erling puliti, cavalli qualificati, cavalli 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, c'è un mercato delle fattizie, tutto. In Italia non c'è niente, perché in Italia, a parte quei 20 pezzi di grandissima genogemorfologia che vengono giù dalle aste, gli altri hanno pochissimo mercato, pochissimo, spesso e volentieri gli allevatori non recuperano neanche i soldi della monta, non è un bel momento. In Italia ci sono un'infinità di problemi, non c'è salvaguardia per niente. Sì, a tutti i livelli. Ti faccio un esempio di stamattina che mi hanno chiesto di trovare una soluzione. Cioè, dei proprietari finlandesi che sono soci in alcuni cavalli italiani, non avendo i colori italiani non posso risultare ufficialmente soci del cavallo, cosa che in tutto il mondo è possibile farlo. Questo qua è vero che ci è un'altra limitazione, sì, è un'altra limitazione per fare entrare nuovi soggetti del mercato, è un'altra limitazione. Come ti porto un altro esempio francese, che un allenatore che ha un contenzioso con un suo artiere, gli è stata sospesa la licenza per 4 mesi. Questo che sta a significare? Che anche qua Francia, succede così, Antonio, anche qua, guarda. No, è identico proprio. Cioè, che cosa sta a significare? Che in Francia tutti i componenti della filiera, dall'artiere al proprietario, sono salvaguardati dal sistema. Invece in Italia non sei salvaguardati niente. In Italia si va avanti per una questione proprio di rischio assoluto, ti assumi il rischio al 100% senza tutela, certo, non è possibile. Quindi tu diciamo che sei poco attento al mercato scandinavo, anche se ovviamente ci vai a correre con tutti i cavalli delle... No, ma noi andiamo a correre, sì, vendiamo, certo. Anche però non ti interessa il mercato, monte di vivid, ma non lo conosco poco, quindi non sono in grado di dare il mio parere. Certo. Certo, assolutamente. E un altro parere che ti chiedo invece sulle generazioni, le lettere D, e questo così perché devo un po' provocare il nostro Moreno, no? Dimitri Ferm sta dimostrando che in questo momento è il cavallo più forte, 2 Italia tra le femmine, sicuramente ha vinto le ultime 2. Un tuo parere più allargato su questa generazione? Premesso che è presto, perché la generazione non si può vedere a 3 anni, secondo me. Dobbiamo aspettare un attimo il secondo rientro di Terzo Trebbio, perché a 2 anni era un cavallo che veramente ti faceva impazzire. Vi siete messi d'accordo prima con Moreno? Scusami, Antonio, no? Perché se no, un grande no, fast di Terzo Trebbio. No, ma questa è la verità. Ah, okay. Non è il problema di... No, non è questo, cioè è la verità. Ma oggi ci sta questo, ci sta Dimitri Ferm, che ha fatto una crescita negli ultimi 4 mesi incredibile. Poi è un cavallo che ha molta, è duttile, quindi può fare tutto. Denver Joe ha avuto quando c'è un po' fermato Denver Joe. No, domenica ha fatto
Sì, si è piazzato, domenica però è stato... aveva vinto a Bologna benissimo con Simioli, poi ripeto, non è che sta andando male, non è quello. Però Dimitri Fermi in questo momento è un cavallo, sì, ma Dimitri Fermi questi schemi qua, è chiaro che parla un'altra lingua. Ok. Ma è ancora presto per giudicare, giustamente, hanno 3 anni, quindi ci mancherebbe altro. Ma secondo te, oltre Denzel Trapp che hai già citato, chi sono gli altri cavalli che in prospettiva ti fanno vedere qualcosa? Un cavallo molto molto forte e potente, il Danger B, però in questi schemi italiani il fatto che lui non parta lo va a penalizzare molto. Certo. Questi qua sono quelli che hanno colpito più loro. Poi ci sono alcuni cavalli che sono tardivici, anche quel Deus Zac, cavallo che allena Guaradon, figlio di Victor, che è molto potente, però questi schemi, cioè anche lui che è poco reattivo a partire, questi schemi qua li vanno a penalizzare. Certo. È un cavallo, lo vedo più per i 4 anni su altre piste e quant'altro. E per i 4 anni voi su chi puntate, voi come Bivans? Avete qualche prospetto, qualche idea? No, come cavalli italiani non abbiamo niente, abbiamo qualche cavallo francese che tipo di Diade Pomone e qualche altro che può darsi che farà una bella carriera. Ok. No, c'è un cavallo Classic Car che come Bivans che ha fatto una buona carriera, Giovanni, poi è stato infortunato, è stato curato, dovrebbe rientrare fra un mese e mezzo e vediamo che cosa ne viene fuori. Certo. Allora adesso Antonio ti lascio nelle mani di Moreno per l'allevamento e poi ti salutiamo. Allora Moreno, a te Antonio, perché così vi confrontate un attimo sulle dinamiche dell'allevamento secondo i tuoi punti di vista. No, non, niente, volevo solamente chiedergli, detto prima che avete delle patrici anche negli Stati Uniti. Sì, ce n'è uno in questo momento, ma ottobre però verrà in Italia. L'abbiamo comprato l'anno scorso, grave, dalle Asti di Lexington. Che, come dicevo prima, ha partorito un maschio da Grishus e poi gravida di Gimpanzi e poi a ottobre verrà in Italia. Benissimo, benissimo, anche perché sai, là il seme lo trovi fresco, qua lo trovi congelato. Secondo me, non so come la pensi tu, secondo me è un po' diversa la storia. Sai, diciamo che le statistiche confermano quello che dici tu. Quindi anche qua hai avuto l'occhio avanti, del resto voglio dire, se poi hai portato avanti un progetto come questo con diciamo più che discreto successo, bisogna anche vedere un po' avanti, ci vuole un po' di fortuna, ma ci vuole anche grande spirito imprenditoriale e un po' di visione. Allora io, Antonio, ti ringrazio tantissimo di essere stato in nostra compagnia in questa puntata di Race Off, il massimo dell'in bocca al lupo per tutto quello che ovviamente già stai facendo e un ringraziamento per tutto quello che hai fatto e continui a fare per il nostro mondo del trotto nonostante tutto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Antonio, a presto. Grazie per la chiacchierata, grazie mille, arrivederci, grazie, ciao. Bene, abbiamo ascoltato Antonio Somma e direi che, voglio dire, mica poco. No, poi è stato perfetto, ha detto tantissime cose, veramente. Scusa un attimo. No, perché mi sono sentito molto un asino, sai? Ecco, sì, sì. No, vabbè, i livelli, le categorie sono categorie, no? E sì, credo che Antonio Somma abbia dimostrato che effettivamente per vivere in una certa maniera un mondo così impegnativo come quello del trot bisogna fare delle scelte, bisogna un po' improvvisare anche se in certi momenti, ci vuole anche un po' di fortuna, perché tanto quella... Ci vuole un po' di fortuna, ma la fortuna aiuta sempre. Gli audaci, non c'è niente. E non capisco perché non mi aiuti. E poi non so se neanche se è fortuna, perché se io penso alla storia dei cavalli, a Federico Tesio, è possibile che un uomo fosse così fortunato che tutti gli anni tirava fuori 2-3 non campioni, fenomeni. Quindi non era fortuna, era magari un po' di azzardo, però un rischio calcolato, quindi, però sapeva quello che faceva, sapeva. Certo. Quindi il discorso è questo. Quando tu per tanti anni continui a tirar fuori dei grandi cavalli da corsa, non sei fortunato, sei bravo. Certo. Sei bravo. E
qualche volta magari azzardi, ma sempre con il senno del poi, cioè sapendo di azzardare e sapendo quello che fai. Certo. Cioè, non si va mai al buio, perché anche la storia di Ruti Grif, ok, Ruti Grif non ha confermato tutto quello che vuoi, però a 2 anni era stato un buonissimo cavallo, molto precoce e tutto. E a 3 anni così e poi non si è confermato, ma quanti stalloni americani sono così, che a 2 anni sono stati campionissimi e a 3 anni non si sono confermati. Certo. Quindi il problema è anche un problema dovuto alla crescita, dovuto a qualche, quindi anche lì non è che avesse poi azzardato più di tanto, non era andato a prendere un cavallo sconosciuto, cavallo che aveva vinto dei gruppi, di conseguenza sì, non è proprio, ecco, il discorso vai a prendere un cavallo che non ha mai vinto niente, ti salta, allora sì, allora quella è fortuna. Certo. Un cavallo, come dico, come Ruti Grif, figlio di Varenne e tutto quanto, perché quindi ha allevato il grifone, buon allevamento e tutto, quindi è un rischio proprio calcolato, di conseguenza la fortuna che sì, in minima parte c'entra, però c'entra anche quelle cose tipiche napoletane, presente quella, come si chiama, la fantasia napoletana, la fantasia napoletana, la fantasia, sì, anzi, non napoletana, di Castellammare, perché ci ha detto che è di Castellammare. Assolutamente, e scusami, a parlare di quei luoghi, io lo sai che poi dopo mi affeziono e tornano in mente due personaggi che hanno fatto parte di Race Off, che sono venuti, li ricordo una volta di più, lo zio Salvio Cervone e ovviamente anche Ubaldo Laporta, grandi, e li voglio ancora una volta ricordare e salutare con un applauso, due grandissimi amici, persone che non scompariranno mai dal mondo dell'ippica, comunque nonostante tutto. Ascoltami Moreno, nonché Big Mo, tu lo sai che in questo momento il bravo conduttore adesso è in giro per l'Italia, no? Mi sto facendo vedere, certo, perché il libro Smooth Like Oil, liscio come l'olio, mi sta impegnando, mi sta dando anche soddisfazione, devo dire la verità. Sì, lo so, ti vedo sempre per televisione, sei più per televisione tu che Pupo, quindi proprio... Bello, il paragone con Pupo lo ammiro molto, bravo, ecco. Quando poi ci vediamo ti caccio anche due schiaffi, ci mettiamo d'accordo tra me. Sì. Sì. Qua a Trieste c'era più gente che a un concerto di Vasco Rossi, a Torino c'era più gente che a un concerto di Ligabue, a Padova c'era più gente che a un concerto... dei Rolling Stones, ma non per vedere le corse, certo, è arrivato Bob, è arrivato Bob, il Dumaron che Bobo. È arrivato il Bob a 2, è arrivato il Bob a 2. Andrei a Piazza San Pietro diranno: oh, ma chi è lui là vestito di bianco di fianco Bob? Con quel libro. Vabbè. No, adesso questo era solo per giustamente, mi prendo anche le prese per i fondelli ed è giusto che sia così, grazie. E no, invece volevo dire, ho avuto occasione di girare, non sempre ho modo, per cui sono andato direttamente al Gran Premio a Trieste, al Presidente della Repubblica, sono andato a Livorno e Grassetto e sono andato a vedere il Nazionale. Ti devo dire la verità che al di là di tutto ho visto 3 serate con una certa partecipazione della gente, chiaramente gli ippodromi non erano pieni, a Torino comunque di gente ce n'era veramente non poca ed è stata organizzata tra l'altro una cosa francamente molto bella. Anche a Trieste e a Padova hanno fatto il possibile, però il pubblico era un po' meno numeroso, ma superiore a quello che mi aspettavo. Ma tutto questo te lo dico perché volevo parlare dei vincitori, visto che abbiamo purtroppo le puntate. Adesso vi promettiamo che saremo più presenti da qui anche per tutta la programmazione estiva, anche perché io e Big Mo saremo nuovamente protagonisti, per quello che riusciamo a essere ovviamente, di Teleromagna con Cavalli in Pista e Luciano Poggi. Quindi ripartiranno tutte le nostre perle che troverete. Ciao Luciano, stiamo arrivando. Luciano, stiamo arrivando. Si fanno anche i cori, tipo Ultrano. Esatto. Ecco bene. E allora volevo parlare un po' dei
dei grandi vincitori di questo periodo in cui diciamo non abbiamo fatto le puntate settimanali. Partiamo da Trieste, ti va? Perché a Trieste mi fa molto piacere che abbia vinto Manuel Pistone, ora che verrà chiamato inevitabilmente solo Manuel Skin, da quando ha dimostrato le sue indubbie capacità, oltre che di guida, anche canore, perché è veramente un fenomeno col microfono in mano, oltre che con le guide, che ha portato alla vittoria in una maniera splendida Cosmos Priest. Cosmos Priest è un cavallo veramente tanto particolare, Sarzetto l'ha ricordato anche in premiazione, li ha fatti impazzire un po' tutti, però quando decide è un cavallo con dei mezzi clamorosi, che dici? Sì, sono d'accordo, ma già si vedeva l'anno scorso, cavallo difficilmente gestibile, però come il padre, poi Igor Font non era particolarmente gestibile, se fosse stato più gestibile sarebbe stato un campionissimo, però tanta forza, tanta... il giorno che la prende dritta questo non lo batte nessuno, veramente non lo batte nessuno questo. Sì, perché ha vinto veramente con la pipa in bocca, hanno dovuto inventarsi questa partenza volante praticamente, perché l'hanno dovuto mettere proprio col cronometro, perché appunto dietro la macchina è il suo momento, diciamo è la sua criptonite, parlando di Superman, quando c'è quello un po' di difficoltà. Comunque risultato, vince Cosmos Priest sul 2060 metri proposti dal Montebello del Gran Premio Presidente della Repubblica, e vince con il tempo di 1.15 ad ampia distanza, secondo Conan O'Pico e Enrico Bellei 15.5, terzo Corsaro Nero Font che aveva il numero 1 di dotazione con VP dell'Annunziata 15.5 anche lui, e poi Caronte TB e Quantro al quinto posto. Questo è stato il Gran Premio Presidente della Repubblica di Trieste, su cui, se vuoi aggiungere qualcosa, nel frattempo vado anche a sfogliare le pagine per andare invece a Livorno Grassetto. Livorno Grassetto che mi ha visto comunque protagonista anche lì in premiazione, perché come ho dato il libro a Sarzetto e a Manuel Pistone, ovviamente l'ho dato anche a Pippo Gubellini, vincitore con Vincero Garde Livorno Grassetto. Un tuo commento su questo Gran Premio? Ah, niente, è andato in testa, adesso si ferma, si è fermato dopo il palo, che vince a Rio Gara, è un cavallo un po' strano, molto forte, molto, però ha dei brutti vizi, io ce n'avevo uno così. Di vizi? Tu hai solo un vizio? Sì, no, io avevo un cavallo. Ah, un cavallo, no, pensavo che... No, non era così, aveva quel vizio, ma non era così. Ah, ok. E in testa si ferma, invece questa volta non si è fermato, erano tutti lì che aspettavano che si fermasse, e invece stavolta si è fermato dopo il palo. Sono ancora lì che aspettano. Ci sono ancora lì che aspettano, hanno corso anche questi. Siccome le ultime le aveva vinte tutte dal di dietro, lì ci si aspettava che si fermasse, invece non si è fermato. E anche perché non si è fermato e avrebbe vinto lo stesso, ma in retta d'arrivo, però l'allievo di Di Nardo, insomma, teoricamente se la potevano giocare, ma alla fine secondo te? Sì, no, avrebbe vinto Vincerò, avrebbe vinto... perché a TICDL poi a Padova la rete è corta, quindi è difficile, però aveva corso molto bene anche a TICDL. No, ma per l'amor di Dio, corso benissimo, poi tutto di fuori, gli è venuta anche male, però la retta troppo corta e si sarebbe salvato. Sì, ok. Si sarebbe salvato anche perché quando è saltato via non dava l'impressione di poter passare. Mm-hmm. Quindi insomma alla fine della fiera, anche qui andiamo a leggere il risultato finale del premio Ivone Grassetto sulla pista ovviamente del Breda di Padova, tra l'altro sull'ippodromo di Padova, dopo una piccola parentesi, perché c'è un'importante novità che sicuramente conoscerete già se siete appassionati di trotto, se no ve la diciamo noi che siamo anche qua per quello. Quindi l'ordine d'arrivo di questo gruppo 3 di Padova: primo Vincero Gar Pietro Gubellini sui 1640 metri previsti dal Gran Premio, col tempo a chilometro di 1.12.6. Al secondo posto Birba Caffè, Enrico Bellei, quindi due secondi posti consecutivi per il Cannibale nei due Gran Premi di Trieste e di Padova. Birba Caffè col tempo a chilometro 1.13.2. Al terzo Zinco Top Marco Stefani 13.4. Al quarto Bat Host Alessandro Moretti 13.5. E Billy Idol Jet con Massimiliano Castaldo 1.13.6. È mancato, e qui ovviamente perdonami, non è per infierire, Buongiorno MMG. Cavallo da mille battaglie, purtroppo non,
non sempre è uguale, qualche problemino, un po' sì, cavallo che ha corso tanto e probabilmente recuperarlo al 100% sarà dura, molto dura sarà secondo me. Poi ripeto, a Padova costruirsi le corse da dietro non è banale. Sì, però non gli era venuta neanche male perché aveva preso la schiena di Birbakaf, quindi se era lui un piazzamento non gli sarebbe scappato, ma cioè, quattro curve sono tante per un cavallo che ha corso come ha corso Bon Jovi, sempre senza risparmiarsi, perché Bon Jovi effettivamente dalla fine dei 3 anni alla fine dei 4 anni ha corso tantissimo, forse è il cavallo che ha corso di più in assoluto, di conseguenza sai, cavallo tra l'altro che non sbaglia quasi mai, quindi ovviamente le corre tutte davvero, non è che qualcuno la salta, perché le corre tutte davvero. Le ha corse tutte con delle partenze volanti, poi ultimamente aveva smesso di partire, se le faceva di fuori, quindi effettivamente un cavallo che, come ti dico, parecchio sfruttato e si spera di riuscire a recuperarlo, perché sarebbe un peccato perdere un cavallo così, con una testa così. Certo. Poi vediamo, la penultima aveva stracorso, il rientro insomma così e questa volta veramente male, veramente, anche perché poi, detta come va detta, Lucisano quando ha visto che gli veniva male non gli ha più chiesto sì, niente, l'ha rispettato il cavallo. Bravo Edoardo, veramente è così che si fa, i cavalli non si va a togliere il sangue a dei campioni così. Bravo. Sì, io avrei fatto meglio, ovviamente, questo lo sai. Non ho più bisogno di aggiungere, voglio ribadire una volta di più, io sarei comunque meglio. Sì, certo. No, del resto, se riesco anche a scrivere, a vendere un libro, tu capisci che... Esatto. Come fa uno scoglio ad arginare il mare, diceva un grandissimo cantautore, no? Liscio come l'olio, esatto. No, allora, invece la notizia che volevo dare, al di là delle minchiate, se mi rispondi ogni tanto va bene, non è che me ne ho male. Grazie. No, l'ippodromo di Padova, questo Gran Premio si è corso quando c'è un passaggio quasi di consegne, perché sì, l'ippodromo del Breda è stato aggiudicato al quinto tentativo per 2 milioni di euro, se la notizia che leggo è la società di Pino Stefanelli, quindi la gestione attuale andrà a esaurire il proprio compito, dopodiché ci sarà questa nuova proprietà, di cui non so se vuoi aggiungere qualche cosa, qualche notizia, qualche gossip, qualche balla, qualsiasi cosa. Mi sembra che sia un proprietario, ho avuto dei cavalli, un'azienda di trasporti, se non ho capito male, con Remigio Talpo e tutti i soci, direi che più o meno era la gestione prima di quello che gestiva l'ippodromo prima della gestione attuale. Hanno fatto questa cordata e si sono dedicati all'ippodromo, sembra appassionati, quindi questo Giuseppe Pino Stefanelli, ti do la notizia io, era proprietario sotto il nome Ombre Rosse, quindi la sua scuderia era Ombre Rosse, quindi un appassionato, e speriamo che possa dare un ulteriore impulso positivo, perché insomma, per quello che ho visto anche stando lì quella serata, insomma, a Padova c'era anche un po' di intrattenimento, c'era la parte dove insomma qualche cosa si è tentato di fare, e ovviamente qua in Italia il mercato langue, cioè tutto abbastanza difficoltoso, quindi faccio fatica anche a dare responsabilità dirette, perché è difficile anche muoversi. Detto anche questa notizia, sarà una puntata un po' più lunga, ma ci perdonerete. Andiamo ovviamente al Nazioni, alla serata del Nazioni, che mi ha visto ancora una volta protagonista, e lo dico con assolutamente entusiasmo clamoroso. Sono riuscito a dare il libro Smooth Like Oil, Liscio come l'olio, che parla appunto della storia di Equinox B, a niente po' di meno che Roberto Vecchioni, e quindi questo mi faccio un applauso da solo. Oh, la Madonna.
Immagino che lo potrà utilizzare come ripiano per metterci sopra qualche cosa, magari, per carità di Dio, ma è già stata una soddisfazione potergli stringere la mano. Roberto Vecchioni era a Torino per le premiazioni del Nazionale. Ovviamente il libro, come l'abbiamo dato a Pippo, come l'abbiamo dato a Manuel Skin, non dimenticatevi, l'abbiamo dato anche ad Andrea Farolfi e anche a Mauro Baroncini, che sono stati vincitori del Nazionale, ma erano stati il vincitore anche della corsa che l'ippodromo di Vinovo mi aveva dedicato, il premio Smooth Like Oil, una condizionata 8800 euro al primo, vinto da Becoming, cavallo che ha fatto una prestazione, un finale veramente da urlo, letteralmente da urlo, 1.12.4 per lui alla fine, battendo Chief Orlando che era andato in testa, ma alla fine non è riuscito a difendersi, tutti e due allo stesso tempo e lì vicino Barolo Rock con Santo Malo, corsa bellissima, quindi onorato di questa corsa intitolata Smooth Like Oil, quindi premiato Andrea Farolfi, premiato Mauro Baroncini in questa corsa, ripremiati nel Gran Premio Nazionale. Io non li ho premiati nel Filly, ma potevo premiarli anche lì, solo che dopo facevano la collezione di Smooth Like Oil, magari diventava anche un po' stucchevole. Mettevano su una libreria, mettevano su. Allora Moreno, qua ti lascio la parola, un commento, dopo andiamo a leggere i risultati sul Filly del Gran Premio Nazionale e sul Gran Premio Nazionale invece quello che si è portato a casa Dimitri Ferm. Direi che Baroncini è disarmante come era disarmante Goccia d'Oro tempo fa, il mio commento è tutto qua, è disarmante, tu vedi i suoi cavalli e dici: il silenzio è fantastico, perché invita a riflettere. Esatto, veramente, è disarmante. Disarmante. Sono cavalli semplici, facili e vanno come dei treni, Appunto hai ricordato prima Becoming, poi Dimitri Ferm. Perché Chief Orlando, attenzione, ha corso alla grande. Sì. Cioè, sì, non sì, è che sì, dice, sì, cioè, sì. Al di là del tempo, no, no, cioè, no, Chief Orlando... lasciamo stare il tempo, stare. È stata una grande corsa, e Chief Orlando ha corso veramente, veramente alla grande, solo che quell'altro è stato devastante, come è stato devastante Due Italia, cioè, ricordiamoci che ha battuto... due cavalli, una Dennis Melody che è ribattuta, l'altra Delicious Gar che è ribattuta anche lei perché aveva perso una corsa in Francia, cioè, sembrava che non avesse sì, Due Italia ha già vinto anche il Giovanardi, ecco, come Dimitri Ferm, quindi la doppietta non è banalissima proprio. E la stessa cosa di Dimitri Ferm, senza avversari, cioè, allora poi c'è un cavallo come Danger B, che beh, effettivamente per me, però anche se gli fosse venuta meglio, anche se fosse per me in questo momento, poi dico, sai, poi arrivare al derby le cose cambiano, ma in questo momento non le avrebbe dato, hai capito? Proprio certo. È disarmante perché vedi i cavalli di Baroncini sono come quelli che erano quelli di Goccia d'Oro tempo fa. Adesso Goccia d'Oro è un po' in ribasso, perché diciamo un po' in ribasso, non è che per questo sia contento io, perché io non sono contento se un allenatore è in ribasso, perché abbiamo bisogno noi in Italia, abbiamo bisogno di tutti gli operatori olimpici. Però perdonami Moreno, ti interrompo, scusami, però devo dire la verità, cioè, adesso, perché sennò sembra accanimento, cioè è in ribasso, ma comunque le prestazioni dei suoi cavalli anche in Svezia sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono alcuni allenatori, perdonami, che in questo momento sono più in difficoltà, perché i cavalli di Ehlert in questo momento sono molto in difficoltà. Sono in ribasso rispetto al Goccia d'Oro. Sì, chiaro, però volevo specificarlo. Cioè, non è che Goccia d'Oro non sa più allenare i cavalli, perché Goccia d'Oro in Svezia Beppi B e Vivi Dry eccetera, cioè i suoi cavalli vanno ancora, cioè, tra le altre cose, se non mi sbaglio, ha vinto anche un gran premio per a Belgrado con Brenno Laumar per Jokic, cioè Goccia d'Oro
è in ribasso rispetto ai suoi stati. No, perché se no, scusami, ho voluto fare la specifica, sembra di essere il gufo. È l'ultimo dei nostri interessi, proprio gufare qualcuno. Non siamo contenti assolutamente quando gli altri vanno male. Noi siamo solo contenti quando gli altri vanno bene. Perché così possiamo godere anche noi di queste soddisfazioni, certo, da appassionati, come tutti quanti poi del resto. E così, quindi, però adesso Baroncini effettivamente è arrivato a livelli come poi, non dico che Baroncini è diventato bravo, Baroncini è sempre stato bravo, perché Baroncini è sempre stato a ottimi livelli, certo. Adesso ha fatto un salto enorme, ecco, perché Baroncini, ricordiamocelo, Crowning Classic, eccetera, 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 quindi Faliero S. Ma sai che non mi ricordo, eccetera, eccetera, eccetera. Aspetta, sì, chi lo guidava? Lo guidava lui. Sì. Ah, adesso dovrò andare a fare. Se guardiamo la carriera di Baroncini. È sempre stato ad alti livelli, certo. Però adesso effettivamente è disarmante, è di suoi cavalli, assolutamente. Assolutamente. Quindi complimenti anche a lui. Certo, e allora vado a leggere, anche perché andiamo davvero verso la chiusura, e i risultati appunto del Premio delle Nazioni Figli e anche di quello, diciamo, di complessivo, come si può chiamare, il Gran Premio della Nazionale, punto. Allora, il Filly vede la vittoria di Due Italia con Andrea Farolfi, con il tempo al chilometro sui 1600 metri previsti di 1:12. Al secondo posto Delicious Gar, Alessandro Gocciadoro 1:12:06, al terzo Dilett Ax, Andrea Guzzinati 12:06, stesso tempo anche per Do Your Best con Bjorn Goop, sempre 1:12:06, al quinto Dotera S con VP dell'Annunziata. Do Your Best ha avuto una corsa un po' complicata, però secondo me ha ottimamente figurato. Sì, anche quello me l'ero dimenticato anche a lei. Poi volevo dire di Let Tax, non Dennis Melosi. Dennis Melosi è corso a cosa? Corso a Modena. Ma ecco, infatti non ti avevo seguito, ma visto che... No, volevo dire di Let Tax, che era battuta. Ok. Quindi, e andiamo invece al finale con il Gran Premio Nazionale, l'ordine d'arrivo: primo Dimitri Ferma, Andrea Farolfi 1:14 su 2100 metri previsti dal Gran Premio, secondo Dube Prav con Santo Moll 1:14:02, terzo Denver Joe, Antonio Simioli 1:14:05, l'abbiamo sentito ricordare anche prima dal nostro ospite Antonio Somma, quarto Deus Zac, VP dell'Annunziato 1:14:05, quinto Diamond Truppo, Enrico Bellei 1:14:06, solo sesto e nonostante, diciamo, il cavallo era forse molto atteso, Danger B, ma diciamo che la corsa è risultata sicuramente particolarmente complicata per lo svolgimento, soprattutto nel finale. Lo rivedremo, e con questo chiudiamo, probabilmente, chi lo sa, a Napoli, dove forse rivedremo anche Denzel Trebbe. Con questa tua anticipazione chiudiamo questa puntata un po' lunga di Race Off. Vai Moreno. Va bene. Beh, d'altra parte cos'era? Un paio di mesi che no per l'anticipazione di Denzel Trebbe te l'ho buttata lì. Cosa fai? Confermi, rilanci o disdici? No, dovrebbe correre il cavallo, sembra che sia ripreso, sembra che abbia lavorato bene, quindi dovrebbe possiamo sperare correre. Di rivederlo. Speriamo di rivederlo del 3 l'anno scorso, che, come dico sempre, questi cavalli qua fanno la fortuna dell'Italia, non fanno la fortuna del proprietario o dell'allenatore o del guidatore, fanno la fortuna dell'Italia. Se però me lo vuoi dare, io vi lascio fare la fortuna, ma me lo tengo anche io, se proprio si deve, per carità, è una forma di disponibilità la mia, nulla di più. Sì. Vabbè. Grandi campioni fanno la fortuna di tutti, ecco, di tutti, così non solo dell'Ippica, ma anche di chi ce l'ha. Perdona, la piccola precisazione inutile. In bocca al lupo a tutto, in bocca al lupo. Grazie Moreno della tua disponibilità. Quindi noi ringraziamo ancora una volta Antonio Somma per aver fatto parte dell'incipit di questa puntata di Race Off, e noi vi diamo appuntamento alla prossima, non vi diciamo quando. Adesso potremmo anche diventare bisettimanali, anche per recuperare un po' quello che abbiamo lasciato indietro e per annoiarvi se vi annoiamo un po' di più, ma del resto, se vi annoiamo e ci ascoltate, i problemi non sono nostri ma sono
sono vostri, questo lo possiamo dire, no? Perché basta, esatto, un attimo, clic e finisce lì Race Off, quando volete, disponibili sempre, ma anche a essere interrotti. Allora, grazie Moreno di essere stato con noi, grazie Antonio Somma, grazie a tutti voi che ci avete ascoltati, i complimenti a Baroncini mi sembra che li abbiamo fatti, i complimenti a Somma li rifacciamo e vi diamo appuntamento al prossimo Race Off. Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao Bob, ciao a tutti, ciao! Ciao, ciao!